una vasta area del vicino Oriente dove vivono oltre 40 milioni di curdi, gruppo di lingua indoeuropea. Il Kurdistan è un territorio di quasi 400.000 chilometri quadrati ripartito tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. La regione è luogo storico di contrasti per la continua tensione tra le aspirazioni di autonomia del popolo curdo e la resistenza all'unità giuridica e territoriale degli stati su cui il Kurdistan si estende. Possiamo guardare molto lontano, all'estremo Oriente, dove troviamo la questione del Tibet o di Hong Kong, possiamo guardare un po' più vicino in Medio Oriente in cui troviamo la questione del Kurdistan, ma possiamo anche guardare a casa nostra dove troviamo la questione della Catalogna e un po' prima della Scozia. Quindi sono questioni che sono a noi molto vicine perché ci interessano proprio da vicino. E questa questione dei movimenti indipendentisti noi vediamo che sono molto diversi tra loro. Mentre dal punto di vista giuridico noi li possiamo inquadrare in alcune categorie più o meno unitarie, dal punto di vista politico non è così. Questo è un popolo che ha avuto delle vicende molto dolorose, una storia molto difficile, a partire dall'illusione del Trattato di Sèvres fino ai giorni nostri. Questo è un popolo che è molto apprezzato quando si tratta di combattere, ma poi poco ascoltato quando si tratta di dargli una patria. Un convegno a Palazzo San Giacomo, organizzato dal CEIC in collaborazione con l'ANCI nell'ambito di Municipi Senza Frontiere, ha visto a confronto esperti di diritto e politica internazionale per ragionare sul possibile ruolo delle comunità municipali per assicurare la pace nei territori del Kurdistan siriano e iracheno. Vedendo le comuni italiane, comunque in qualche maniera c'è un legame con il territorio e c'è una sorta di, chiamiamola così, amore o, come dire, anche il senso della dignità da parte di un italiano quando parla del suo paese, anche se fosse un paese di 500 abitanti, quando ne parla è molto fiero di sé. E i curdi sostanzialmente manca perché siamo stati un po' sempre quasi tra pentire, scappare e non sapere cosa fare. Questa che ci ha portato a ragionare e apprezzare molto questa idea che ci è stato dall'ANCI, poter un po' trasmettere questo spirito in Kurdistan in generale. E soprattutto quello che noi davvero, quando io sento si dice un comune, un ente, come dire, in qualche maniera abbraccia a causa di una parte del Kurdistan, la vedo un errore, perché la questione kurda è unica e si risolve insieme.